Buongiorno e buonasera e buonanotte a tutti gli studenti qui su verbling.com. Questa è una lezione di italiano per principianti base e per principianti. Mi chiamo Ettore Giosuè e oggi sarò felice di insegnarvi l'abbigliamento. Questa è una maglietta ed è un vestito e l'abbigliamento è l'insieme dei vestiti. Una maglietta, un paio di scarpe e così via. E per questa lezione leggeremo un dialogo. Risponderemo ad alcune domande e faremo un po' di esercizi, giocheremo con delle flashcard in inglese e in italiano, quindi saprete bene il significato di ogni vestito e siete tutti i benvenuti come sempre a partecipare a questa lezione. Abbiamo il nostro primo studente. Ciao Dennis. Ciao Ettore, come stai? Dennis? Sto bene, sto bene. E tu? Bene, non sei male. Molto bene. Dennis, conosci un vestito italiano, in italiano. Ad esempio, co come si chiama questo, Dennis? What is it? Una maglietta? Ok, non ti preoccupare, don't worry. So in today's class, we will learn some vocabulary about clothes. And ciao Laszlo. Ciao, ciao Ettore, come stai? Buongiorno Laszlo. Bene, bene, grazie. E tu? Molto bene, grazie, grazie. Ok, iniziamo. Let's begin. Nella chat di Google c'è il link alla lezione di oggi. Qui, nella chat di Google. Puoi vederlo, Laszlo? Ah, sì. Molto bene. E tu, Dennis? Sì. Molto bene. Lo condivido anche sul mio schermo. Un secondo. Molto bene. Ok, Laszlo, Sì. Ok. tu sarai Stefania e Dennis, tu sarai Luisa. I think there are two girls, but that's what we have today. Prego, Laszlo. Perché no? Esatto. Ciao, Lucia. Luisa, Luisa. Luisa. Ciao Stefania. Il vestito c'è, indossé è molto bello. Ti piace? Tantissimo. Le giacca è di velluto malago
icona e dei jeans. Di James. La camicia abbinata è caputo a uno disgeno bellissimo Disegno. disegno. Anche il tuo milione è molto bello. È di lana o di cotone? E di catone. Anche i pantaloni sono di cotone. Okay, pantaloni is only one word I know. Yeah. Okay, no, don't worry, Dennis, we will learn today. Si abbina benissimo alla scarpa e al cappello. Sciarpa. Ora sono alla ricerca di una Ricerca. ricerca un più di scarpe da abbinare alla Donna. gonna. Ok, but it's my line. E la gonna. Ora sono alla ricerca, that should be for last line. No, Define what? sì, Ora ok, sì. sono. Ok, sì. Laszlo, puoi leggere Stefania, ora sono alla ricerca. Ora sono alla ricetta di un piao di guanti di pelle dello stesso colore. Sorry. Io invece cerco un paio di scarpe di abbinare alla gonna. Cosa ne dici di un paio di stivali? È una buona idea, Secondo me un paio di stivali è la calzatura ideale. sono d'accordo. Seguirò il tuo consiglio. Grazie. Molto bene. Ora, io sarò Stefania, il Laszlo sarà Luisa, e dopo Dennis sarà Stefania e io sarò Luisa. In this way we can see the right pronunciation of everything, ok? Ok. Ciao Luisa. Ciao Stefania. Il vestito che indossi è molto bello. Ti piace? Tantissimo. La giacca è di velluto, ma la gonna è di jeans. E la camicia abbinata al cappotto ha un disegno bellissimo. Anche il tuo maglione è molto bello, è di lana o di cotone? È di cotone, anche i pantaloni sono di cotone. Sì, abbina benissimo alla scarpa e al cappone. Ora sono alla ricerca di un paio di guanti di pelle dello stesso colore. In voce cercherò un paio di scarpe da abbinare alla gonna. Cosa dici di un paio di stivali? È una buona idea. Secondo me, un paio di stivali è la calzatura ideale. Sono d'accordo, seguiamo
Se giuro il tuo consiglio. Grazie. Dennis, tu sarai Stefania e io sarò Luisa. Ciao Luisa. Ciao Stefania. Ti È il vestito che indossi è molto bello. piace? Tantissimo. La giacca è di velluto, ma la gonna è di jeans. È la camicia abbinata e il cappotto ha un disegno bellissimo. Anche il tuo maglione è molto bello. È di lana o di cotone? È di cotone, anche i pantaloni sono di cotone. Si abbina benissimo alla sciarpa e al cappello. Ora sono alla ricerca di un paio di guanti di pelle dello stesso colore. Io invece cerco un paio di scarpe da abbinare alla gonna. Cosa ne dici di un paio di stivali? Secondo È una buona idea. me un paio di stivali è la calzatura ideale. Sono d'accordo, seguirò il tuo consiglio. Grazie. Prego, prego. Alcune parole, some words. Giacca, Giacca, gonna, gonna, camicia, camicia, disegno. disegno, Disegno. disegno. Maglione. Maglione. Sciarpa. Sciarpa. Sciarpa? Sciarpa. 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 Invece, Invece. seguirò Seguirò consiglio. il consiglio. Consiglio. When we have the sounds, yeah. Sciarpa, dov'è sciarpa? Sciarpa. They're always soft. What is there is another one? Sciarpa, this one because there is a knee. But this one scarpa because there is a na. So with SCE we always read sciarpa. Come sciare. Sci. Scemo. Ma leggiamo scarpa. Scarno. Scarno. So when we have SCE is she. Sciare. Siamo. What is? Sciarpa. Ma scarpa. Sciarpa e scarpa. Sciarpa e scarpa, ok? We have two So, different sounds. and scienza, scienza, Scienza. scienza.
Scienza. Scienza. Scienza. Scienza. Ma scontato. Scontato. We have the sound just with S-C-E. Sh-sh. You read like sh, sharp. You read like this one, S-C, sh, e poi la I, sh, sharp. Molto bene. Ok, ora vediamo alcune parole per l'abbigliamento in italiano e poi vedremo le parole nel testo. Ok, so before we see some words in general and then we will see the one of the text. Ok. Questo è uno zaino. Zaino, zaino. Zaino. Dennis. Zaino. Perfetto. E, questo è un cappello da baseball. Cappello da baseball. Laszlo. Cappella da baseball. Ok. Questo è un costume da bagno. Costume da bagno. Costume da bagno. Costume. And costume is also a suit. Sì, costume, also, you know, the one for theater, costume, or the one you dress, carnival, but this one is costume da bagno. Costumi, ok. Cintura. 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 Molto bene. Basco. 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 Ok, bavaglino. 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 Molto bene. Bavaglino. Scarponi. 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 Sì. Ok. Papillon. 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 Yeah, I know it. Papillon. And I'm sorry, scarponi is boots or Yes, shoes? yes. And shoes? No, boot. No? Boot. Okay. We will see also more generic words later, okay? Okay. Boxer. Boxer. Ok, molto semplice. Boxer. Reggiseno. 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 Bottoni. 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 Cardigan. Ok. Cardigan. Cappotto. Cappotto. Capotto. Cappotto. Cappotto. Pannolino. 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 Per i bambini, ok? Ok. Vestito. Italia. Vestito. Vestito. La salopette. La salopette.
Salopette. È una parola francese. It's a French word. Orecchini. 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 Molto bene. Occhiali. 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 Guanti. Quanti? Guanti. Molto bene. Borsa. 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 Felpa. 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 Jeans. Jeans. I jeans. I jeans. È sempre plurale. It is always plural. I jeans. Non i jeans, i jeans. Ok, i guanti a manopola. I guanti a manopola. What is it, Guanti manopola? a manopola. Manopola. Hands? No, ok, just means this kind of gloves, you know. Okay. Manopola, has another meaning, but not really a word. Okay. Okay, this is even useless if I show you now. Collana. 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 Pigiama. 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 Mutandine. 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 Ok, sì. For women. Yes. Ok, you would say perizoma anche. Ma anche mutandine. It is a romantic, you know, correct. But it is a funny word because mutande the normal pants, and mutandine because they are small, you know, mutandine. Tiny. Esattamente. Ogni cosa in italiano che ino, ina è piccola, piccolino, piccolo, piccolino. Pupazzo, that is teddy bear, pupazzino, oppure bambino, perché è piccolo, mutande, mutandine. Can I say ragosa, ragosine, zina? Esattamente, esatto. Ragazza. Ragazzina, ragazzo, ragazzino. Ah, è proprio un ragazzino. No, real little, young teenager, you know. Jan or I know, dear. No. Cara ragazzina, no? No, it means it is small, you know, è piccolo. Ragazzo, ragazzino. Okay. But if you say that is small, you mean also that is young, you know. Okay. Ok, continuiamo. Cappellino da festa, you see?
Cappellino? È cappello? Cap. Cappellino da festa. Ma questo è piccolo, cappellino. Cappellino da festa. Cappellino da festa. Molto bene. Impermeabile. 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 Ok. E so, and what is it? Jacket? Raincoat. Raincoat. Per la pioggia. Quindi usi l'impermeabile. Anello. Anello. L'anello. Molto bene. Vestaglia. 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 Sandali. 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 Esatto. Come si dice? Come si chiama? Scarpa. Sciarpa, sciarpa. Sciarpa, yeah, sciarpa. You see, here it is good. Sharp, like this sound in English. Sharp, sharp, sciarpa. Yes, sciarpa. Laszlo? Sciarpa. Molto bene. Camicia. 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 La camicia può essere sia da uomo sia da donna. Non ci sono due nomi. Si può dire camicia per gli uomini. Per gli uomini. Vi faccio vedere un'immagine. Un secondo. Camicia per gli uomini, questa è una camicia, ok? Una camicia. Camicia del lavoro. Sì, o camicia in generale, questa è una camicia. Oppure per le donne anche camicia, also for women, doesn't change, but you can say e questa è una camicetta, ok? E più per le donne, una camicetta, questa è una camicetta. Una camicetta. Ma potete dire camicia da uomo e camicia da donna o camicia e camicetta. But usually if you say camicia you can say both for man and woman. Continuiamo. Pantaloncini. 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 You see, pantaloni? Pantaloni, yeah. E pantaloncini. Perché sono piccoli. Ok? Pantaloncini. Pantaloni? Pantaloncini. Un attimo. Pantaloni. E pantaloni da uomo o pantaloni da donna? E pantaloncini.
i pantaloncini da uomo o pantaloncini da donna, ok? Questi sono dei pantaloncini da donna. Da donna. I just say da donna e da uomo because in other languages there is often two names for them. Also, camicia, like in German, there are two names, but in Italian there is just one name. Like blues. Esatto. Ok, continuiamo. Gonna. Oh, gonna. 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 Pantofole. 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 Le pantofole sono queste, un attimo. Ok, queste sono le pantofole, un po' particolari queste, ma... Ok, queste sono pantofole. Pantofole. Perfetto. Calze. Calze. O calzini. 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 Ok. Calze, it's a plural, it's a singular. Singular, No, plurale, le calze, la eh? calza. Oh, ok. Calza, il calzino. And usually calza is the long one, you know? And calzino is like this in this picture. Vestito. 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 Like dress. Also. Esatto. Sweet dress. Occhiali da sole. Occhiali da sole. Occhiali da sole. Maglione. 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 It's not Maglione. Lio, but it's Lio. Maglione. Perfetto. Costume da bagno. Costumi da bagno. Costume da bagno. Il costume, i costumi. So this is plural. Ok, t-shirt, la maglietta. Maglietta. La maglietta. 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 Questa è una maglietta, ok? Ok. Ok, andiamo avanti. La cravatta. Cravatta, ok, Caratta. Cravatta. Cravatta. Collant. 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 Il collant. I collant, ok? Un collant, due collant.
non c'è il plurale perché finisce con la T. Cappello a cilindro. Cappello, I'm sorry, cappello a cilindro o cappella a cilindro? Che Cappello a cilindro. era? Cappella a cilindro. Cappello. Cappello a cilindro. Cappello a cilindro. Perfetto. Che ne sei, just a cilindro? Sì. You can, assolutamente. Cilindro. Paperonde Paperoni ha un cilindro. Sapete chi è Paperonde Paperoni? Vi faccio vedere. I will show you. Questo è il Paperon dei Paperoni. E indossa sempre un cilindro. Questo è un cappello a cilindro o un cilindro. Ed è molto ricco, Paperon dei Paperoni. Ok. Continuiamo. Scarpe da ginnastica. Le scarpe da ginnastica. Scarpe di ginnastica. Scarpe da ginnastica. Scarpe da ginnastica. And it is plural, le scarpe. The singular is la scarpa. But you often say le scarpe because they are always true. But la scarpa it is singular. Okay. So scarpe is shoes. Assolutamente. Corretto. Pantaloni. 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 Molto bene. E ombrello, l'ombrello. L'ombrella. Ombrello. Ombrello. Ombrella. Perfetto. Mutande. 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 Il gilet. Gillette. Gilet. Gilet. In italiano si dice gilet. È una parola francese, ma in Italia si dice così, gilet. Yeah, the same in Russian also, yeah. Il panciotto. Oh no. Panciotto. Panciotto. Oh no, that's a Gillette in Russian. Panciotto. No, il gilet è una cosa che metti sotto i vestiti, il panciotto è un vestito. Ok. Orologio. 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 Molto bene. Stivali di gomma. Stivali di gomma. Stivali di gomma. Stivali di gomma. So this one is both, for work purposes, or, yes, for work. Zip. La cerniera. Cerniera. But you would also say zip. Zip is a common word in Italian as well. La zip. Oppure la cerniera.
Torniamo al testo e vediamo ogni parola del testo. Dennis, cos'è un vestito? Address. Both for male and female. Indossi, what is it? Indossi. Indossare, vestire, indossare. In questo momento io indosso una maglietta. To To wear. Esatto. Indossare. Ok, molto bene. Laszlo, che cos'è una giacca? Jacket. Jacket, clothes. Ok, bene. Dennis, che cos'è una gonna? Scared. Molto bene, molto bene. Laszlo, che Jeans, cos'è jeans. una camicia? Ok, jeans, 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 ok. jeans. Camicia. Camicia. Skirt. Shirt. Sì, the formal one, you know, for work. Okay, I don't think there is a word, specific word in English. They say shirt. But this is, you know, the one for work or if you want to be elegant. Blues. 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 Maglione, Dennis. Maglione sweater. Perfetto, molto bene. Laszlo, pantaloni. Pants. Ok, trouser, trouser. Trousers. I'm sorry. Abinata and Abina. What is it? It means that is woman talk, you know, woman conversations. So, like, oh, questa maglietta sta bene abbinata con un pantalone nero. Oh, ok. Insieme, together, abbinata. Abbinare vuol dire fare a coppie. So, to take two things and make it a couple. Abbinare. Ok. In inglese non lo so. Yes, to pair, to couple, to match. Molto bene. Dennis. Can I say this about person, for example, or it's just about Yes, no, puoi dirlo. Per esempio, Oh, okay. You'd say stanno bene insieme. Oh, yeah, good together. But you say you can say
Dennis, Laszlo e sua moglie sono una buona abbinata. Perfetto. E Dennis, sciarpa. Sciarpa, Sciarpa. scarf, sciarpa, Perfetto. sciarpa, is it good? Sciarpa, Sciarpa. sciarpa, ok. Molto bene, molto bene. Laszlo, cappello. Cappello, cappello, hat. Molto bene. Dennis, guanti. Quanti gloves. Perfetto. So, guanti di pelle, cosa significa, Dennis? Quanti di pelle. Stesso della stessa colore with the same color. Yeah, the pelle. Like, it's a color, pelle, pelle, No, 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 it no? is a material, è un materiale. Oof, I don't know, skin. Ok, senti le scelte. Skin. Yes, but you know the one of animal. How would you say that? Ok, ma di pelle, So, questa è la pelle. Ok. Later. Ok. Degli animali, non degli esseri umani. Ok. Scarpe, Laszlo. Scarpe. Scarf. No, quello è No. sciarpa. Suck, suck. Socks. No, 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 Socks. quello è calzino. Scarpe. Calzino, Oh, calze. shoes, yeah. Shoes. Shoes, esatto, scarpe. Scarpe, sciarpa. Sciarpa, it's okay. Similar but different. Yeah. Scarpa, sciarpa. Ok, bene. Dennis, stivali. Stivali, like a style, maybe. No, no, no. No? So stivali, di stivali, cosa dici di un paio di stivali? Un paio su a couple of. Vi faccio vedere, I will show you. Questi sono degli stivali. Ok. Ok, proviamo a rispondere alle domande. Laszlo, Sì. la prima. Luisa indossa un gacca di jeans. Una giacca di Una jeans. giacca di jeans.
È vero o falso? What is it, Cioè, giacca? coat, jacket, jacket, ok, jacket, Giacca è di vellutum, la gonna è di jeans. Falso. falso. La giacca è di velluto. Il velluto è un materiale, un attimo solo, che vi vedo cosa significa. One second, I will see the meaning of velluto in English. Velluto is velvet. So it is a material. La giacca è di velluto, ma la gonna è di jeans, quindi è falso, la giacca non è di jeans. Molto bene, Laszlo. Dennis. Prego, prego. Luisa indossa una gonna. Sì, è vero. Lei indossa una gonna. Molto bene, molto bene. Laszlo, la tre. Luisa indossa un magione di la Maglione. maglione Viola di lana. Anche il tuo maglione è molto bello. Anche il tuo. Dicotone. Falso. Cotone, falso. Falso. È falso ed è falso per due motivi. It is false for two reasons. Luisa, Stefania indossa un maglione di cotone. Stefania, Luisa, no. Oltretutto è di cotone e non è di lana. So it is Stefania who wears a sweatshirt, not Luisa. And anyway, it is of cotone and not lana. So cotone. Cotone è cotton. In inglese lana è wool. Ok, Grazie. molto bene. Dennis, la numero 4. Stefania indossa una sciarpa e un cappello. È vero? Un secondo. Ho perso il documento. Ok. Stefania indossa una sciarpa e un cappello, vero? E dove lo vedi? Where do you see it? Because Luisa asks, say to her, si abbina benissimo la sciarpa e al cappello, so it means that Stefania wears it. Ok, molto bene, good deduction. Ok, Laszlo, la 5. 5. Luisa e Stefania sono a scuola. Oh, I don't It know. No, seems è falso. Falso. Perché?
Perché non sappiamo dove sono. Forse. No, vero, falso, forse. Okay, when we don't see from the text, then it is false, okay? Okay. Okay, we don't really know where they are, and I don't know why they ask, but never mind. Okay. 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 Say Igor. Hey, Igor, sorry, Dennis. Say la numero 6. Stefania è alla ricerca di un paio di gianti. Guanti. Quanti, I'm sorry, di un paio di quanti. Vero o falso? È vero. Perché? Perché è vero. Ok. Dov'è? Ora sono alla ricerca di un paio di guanti. Ok, she says that. Ok, bene. Laszlo, la numero 7. Luisa ha un bel paio di scarpe. Falso. Perché? Ha un bel paio di stavali. Dove lo vedi? Where do you see it? Stefania, I think cosa no dici di una paio di stavali, not scarpe. Okay, that's okay. What do you think of a pair of boots? Okay, but here it is Luisa. Io invece cerco un paio di scarpe. Does it mean she has or she hasn't a pair of shoes? Oh, okay. Laszlo, cosa significa cerco, cercare? What does it mean? Cerco. Cerco. Look for. This is verb. Look. Okay, look for. Okay, look for. Quindi lei cerca. You know, I'm looking for a pair of shoes, but she doesn't have them. Okay. So it is false. It is correct. And invece, what is it? You invece. Invece significa but. But on the other hand, al contrario. You can say also ma. Ma also means but. In questa frase, io cerco un paio di scarpe, ma io cerco un paio di scarpe, oppure io invece cerco un paio di scarpe. You would usually use but, you would usually use ma between two sentences. Io amo il calcio, mi piace il calcio, ma preferisco il tennis. Io invece amo il golf, mi piace il golf.
Invece si utilizza all'inizio della frase, use at the beginning of the sentence, usually, and ma at the, in the middle of two sentences. But that's not always true, but most of the time you would use like that. Ok, grazie, grazie Dennis e grazie Laszlo. Grazie. Ora grazie ho un'altra mille. lezione. I have another lesson now. So if you can, that's also useful, it is about the present in Italian, presente in italiano. Ciao ciao, grazie mille. Grazie mille, ciao a te. Ciao ciao. Ciao ciao.